Chiamiamo Giuseppe Quirino, che casualmente è nato proprio in questo paese, terzo classificato, a leggere il suo testo, davvero anche questo emblematico, una grossa testimonianza che ci ha colpito molto. Ci ha colpito molto perché altrimenti saremmo stati frenati a scegliere uno del nostro paese. Io ringrazio innanzitutto la giuria che ha ritenuto meritorio premiare la mia opera, la mia piccola opera, e ringrazio tutti voi che siete qui questa sera. Io prima di recitare la mia poesia volevo dire solamente due cose. Che quel giorno di 20 anni fa, prima il 23 maggio, che mi è rimasto molto impresso perché quando il televisore era acceso vennero subito fuori le immagini, Capaci, Palermo, quei segnali verdi e sotto quei segnali un'ecatombe, un'esplosione immane, dove sotto la strada non c'era più, dove sotto le automobili non esistevano più. E io, attraverso quelle immagini, mi è arrivato nella mia stanza quasi l'odore acre del tritolo, quell'odore che io conosco benissimo, e ho pensato subito come quel tritolo potesse servire due padroni: il lavoro nelle cave di pietra di Coreno e l'orrore dei morti ammazzati, l'orrore della mafia e della camorra. Io non voglio dire belle parole questa sera. Voglio dire solamente una cosa che mi preme veramente dire: come spesso la politica sia assente, come spesso la politica sia latitante dalle persone giuste che navigano su questa terra, da quelle persone giuste che spesso sono sole, che quasi sempre sono perdenti, proprio perché sono giuste, vengono lasciate troppe volte sole, come quelle persone che quando decidono di dire la verità sono spioni, non fanno semplicemente il loro dovere, fanno la spia, e finché non si cambia questo modo di vedere le cose, saremo sempre qui a piangere i morti ammazzati. Grazie. Io ringrazio l'amico Angelo Di Bello che mi accompagnerà col suo organetto, che è stato così cortese da ricevere il mio invito. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Paolo Borsellino. Nel cielo rosso-azzurro di Sicilia, avvoltoi nell'aria aleggiano strani segni sul libro dell'oracolo. Tra Capaci e Via D'Amelio, lo spazio di un lampo, tuoni e fulmini s'abbattono tempestosi sulla via della giustizia. Brandelli di vita fumante, donati alla terra sanguinante, sollevano una nebbia inquietante. Volano via i sazi avvoltoi, mentre piccoli petti rossi portano incenso ai corpi violentati, olocausti alla terra consegnati. Giovanni e Paolo, per sempre indivisibili, Falcone e Borsellino, immortali all'aeroporto di Palermo, sono volati via insieme agli uomini, ai figli che non hanno paura. È saltata la speranza dei giusti, carcerata la sana magistratura. Ombre nel buio respirano timorose, finestre di paura socchiuse, celano spifferi di verità rinchiuse. S'affrettano signori imbellettati,
dispensano cordoglio e falsità, lacrime di politica e santità. Ma io lo so che la verità spesso non è come appare. Quello che oggi è certo, domani può diventare diverso. Perciò non mi basta più il telegiornale o leggere il giornale. Tutto questo lo so, come so che la legge non è uguale per tutti. Lo so e non mi servono prove, come so che adesso come allora nulla è cambiato. 20 anni sono passati, tanti pentiti e molti arrestati. E quegli uomini rari che abbiamo pianto come eroi, oggi m'appaiono inutili sacrifici per un'agonizzante giustizia. La mala pianta dai rami spezzati, ma sempre verde, con radici purtroppo infinite. Questo io credo, ma vorrei non sapere mai. Grazie, grazie.